Buongiorno, buongiorno a tutti. È l'appuntamento con il secondo webinar del forum delle aree interne. Dopo aver fatto un percorso introduttivo nel primo webinar sulla realtà in generale delle aree meridionali con il direttore di Svimez Bianchi e con il responsabile della strategia nazionale delle aree interne Francesco Monaco. Abbiamo in qualche modo individuato le prime direttrici di marcia di un percorso che il forum ha deciso di compiere dal 2019 ad oggi. Anche oggi i partecipanti sono rappresentanti delle amministrazioni locali, imprenditori, operatori sociopolitici, docenti universitari, giovani che lavorano nel mondo del terzo settore, quindi è un pianeta esplorato soltanto ancora a metà. Tutto questo oggi troverà un compimento anche descrittivo con l'intervento del dottore Vincenzo Durante, che è responsabile dell'area occupazione di Invitalia e della misura in particolare Resto al Sud. Poi con il professor Fabrizio Antolini, docente universitario, economista e soprattutto uno dei principali teorici della filosofia del FIL, felicità interna lorda, che ha molto a che fare con l'economia, ma di quella economia dal volto umano che in qualche modo viene ispirata da tante agenzie di senso, non ultima ovviamente Papa Francesco. E il dottore Stefano Scauzillo, che è il presidente dei giovani imprenditori della provincia di Avellino, ma è anche titolare di un'azienda che nasce in una profonda area interna, ma che guarda addirittura alla componentistica dell'aerospazio, quindi è una situazione molto anche metaforica che può in qualche modo intervenire a creare suggestioni su questo tema dello sviluppo mancato e quindi dell'emarginazione ancora della grave crisi, della desertificazione delle aree interne. Tutto questo, e introduco l'arcivescovo di Benevento, Monsignor Felice Accrocca, che in qualche modo si è posto alla guida dei cosiddetti vescovi sentinella, cioè con l'impegno e la consegna di non trasmettere ancora rassegnazione, ma vigilare sulla possibilità ancora di coraggio, di disponibilità, di consapevolezza per gli abitanti e soprattutto le comunità nel loro complesso delle aree interne. Io do la parola a Monsignor Accrocca per collegarmi ancora con quello che è un processo di costruzione comune del forum da un lato, ma anche delle tante iniziative che avvengono nelle comunità delle varie regioni. Al forum aderiscono ormai esponenti di regioni che vanno dal Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia e Sicilia. C'è un'esperienza, a cui farà accenno adesso Monsignor Accrocca, di collegamento funzionale tra queste varie realtà in movimento, che è nata all'Aquila, che è città emblematica per tante cose, non ultimo il terremoto, ma comunque è una realtà che ha saputo far decollare un'altra esperienza significativa, che è la carta dell'Aquila. Ecco, Monsignor Accrocca. Sì, intanto saluto tutti, lì è solo un saluto, e come dicevi tu, caro amico, un invito ad allargare sempre più il collegamento, il coordinamento tra le varie esperienze, perché leggendo quello che è appunto i punti programmatici della Carta dell'Aquila, noi scopriamo moltissimi elementi di contatto, direi, con la nostra iniziativa, e quindi siamo pienamente sintonici sia negli obiettivi sia anche nei mezzi e negli strumenti e nelle alcuni nodi programmatici del percorso. Per cui credo che queste iniziative, quale anche quella di questa mattina, quella che abbiamo messo in piedi, no? I vescovi per le aree interne, devono creare sempre più un raccordo per dare anche più forza, per creare una sinergia, per creare uno scambio di esperienze e direi così anche un arricchimento della proposta reciproca. Mi auguro che, ecco, non voglio rubare tempo a chi invece deve dare contenuti a questo incontro, a questo webinar, e magari mi riservo poi nel dibattito, se c'è spazio, per qualche suggestione di intervenire, ma ecco, l'auspicio è proprio questo: allargare
allargare e direi così intensificare rapporti e collegamenti tra noi, perché traiamo anche forza e stimoli gli uni dagli altri. Buon lavoro allora intanto per questa mattina, tanto ai relatori quanto a tutte le persone collegate che con le loro domande, le loro riflessioni arricchiranno anche di proposte questo incontro. Grazie. Grazie, grazie eccellenza. Allora io passerei al dottor Durante, prima di aver segnalato ai partecipanti la possibilità di intervenire, come è avvenuto nel primo webinar, attraverso le chat che in qualche modo mi saranno riversate sulla scrivania, e io cercherò di sintetizzarle a mia volta per poterle offrire alla riflessione e quindi anche eventuali risposte e interventi dei relatori. Allora, il dottor Durante, io avendo già raccontato quello che lo scenario nell'incontro precedente, è evidente che ora si passerebbe quasi a una progettualità che nasce dalla consapevolezza. La consapevolezza è amara per tantissimi aspetti, ma c'è anche un risveglio di esigenza che nasce non tanto dai finanziamenti possibili con i recovery che stanno per essere affrontati, ma soprattutto da una diversa concezione di area periferica, secondo me. E quindi da resto al sud, ovviamente, perché io dovrei restare al sud? Ecco, potrebbe essere il logo completamente invertito. E le risposte a questo punto diventano strategiche, diventano fondamentali. Ecco, se ce ne indica qualcuna con l'esperienza che lei sta guidando, è importante perché possiamo poi incrociare in qualche modo i contenuti che esprimeranno gli altri. Allora, salve, buongiorno a tutti. Innanzitutto grazie per avermi invitato a questo incontro che per noi è particolarmente significativo. Intanto mi sentite bene? Sì, io sento bene. Allora, questo è un incontro per noi particolarmente significativo perché la partnership con gli ecosistemi locali, quindi con i soggetti a vario titolo impegnati nella promozione di dinamiche di sviluppo territoriale, per noi è fondamentale. E quindi so che diciamo, le iniziative del forum sono molto partecipate e quindi è l'occasione per provare a ragionare insieme su che tipo di opportunità si offrono oggi per il rilancio delle aree disagiate del paese, in particolare delle aree interne, e quindi provare a dare una risposta alla domanda che lei faceva. Allora, perché raccogliere la sfida e restare al sud o anche tornare al sud? La misura di cui io vi parlerò è una misura che ha assunto la denominazione di Resto al Sud, ma in realtà avrebbe potuto avere anche una denominazione diversa, come ad esempio Ritorno al Sud, visto che molte delle iniziative che abbiamo finanziato sono iniziative che hanno alle spalle compagini societarie composte anche da meridionali che si erano trasferiti al nord e poi hanno deciso di fare rientro nel mezzogiorno o nelle aree del cosiddetto cratere sismico. In qualche caso abbiamo avuto dei processi di ritorno da aree di oltreconfine. Quindi perché partiamo dalla domanda che lei mi faceva? Beh, bisognerebbe manifestare interesse per una misura come Resto al Sud perché è difficile trovarlo un lavoro nelle regioni meridionali, come è dimostrato dai tassi di disoccupazione, in particolare dal tasso di disoccupazione giovanile, che in alcune aree sfiora il 70%, e quindi è una prospettiva più facilmente percorribile quella del darselo un lavoro, piuttosto che continuare a cercarlo vanamente, anche nelle aree interne, anzi direi soprattutto nelle aree interne. Ovviamente darselo a partire da le proprie attitudini, il proprio saper fare, i propri talenti, la propria capacità organizzativo-gestionale, le proprie competenze, le conoscenze che possono essere messe al servizio di un percorso autoimprenditoriale. Allora partiamo da qualche numero
Io poi proverò a inquadrare molto sinteticamente la misura che credo che sia nota e quindi non entrerò nel dettaglio delle sue modalità di funzionamento, però direi che per come dire, ragionare su quella che è l'opportunità che effettivamente si offre a partire da diciamo gennaio 2018 quando è stata istituita la misura, è utile, scusate un attimo, è utile ripercorrere qualche numero. Allora, ad oggi i progetti che sono stati complessivamente presentati sul Resto al Sud sono circa 19.200 per un volume complessivo di investimenti superiore a 1.300.000.000 di euro. A fronte dei progetti che già sono stati presentati, ce ne sono circa 19.600 che in questo momento sono in una fase più o meno avanzata di compilazione della piattaforma di front-end dell'agenzia di Invitalia. Come sapete, Resto al Sud è una misura agevolativa nel perimetro degli incentivi gestiti da Invitalia, l'Agenzia Nazionale per lo Sviluppo del Paese. E i progetti complessivamente approvati sono quasi 7.400 per più di mezzo miliardo di euro di investimenti attivati, un tiraggio in termini di agevolazioni pari a più di 380 milioni di euro e una ricaduta occupazionale che è prossima alle 28.000 nuove unità lavorative. Resto al Sud è una misura che ha una dotazione finanziaria molto cospicua, che è pari a 1.250.000.000 di euro. Un investimento così marcato rispetto a una misura che aveva l'ambizione di rilanciare, di concorrere al rilancio delle regioni meridionali e poi delle aree del cratere sismico del centro Italia, e che è stata decisa come allocazione di risorse prima che scattasse l'emergenza pandemica. Quindi un investimento così significativo è stato fatto a partire da alcune considerazioni. Allora, a partire da una serie di problemi che attraversano le regioni meridionali. Sicuramente la disoccupazione, come dicevo prima, in particolare la disoccupazione giovanile. La decrescita demografica: noi negli ultimi 20 anni abbiamo perso circa 2 milioni di residenti, è una componente molto significativa di questa emorragia demografica riguarda i giovani e soprattutto giovani ad alto livello di scolarità. La povertà è un fenomeno crescente nelle regioni meridionali, l'immobilismo sociale negli ultimi anni si è acuito, quindi cosiddetto ascensore sociale ha sia il pavimento che il soffitto molto vischioso, appiccicoso. Immobilismo sociale significa che continua a stare bene chi comunque era nato in un contesto familiare con un reddito medio-alto e invece faticoso per chi nasce in condizioni più difficili darsi una prospettiva di futuro migliore rispetto a quella del proprio contesto familiare. Anche le diseguaglianze, i divari in termini di sviluppo delle aree del paese sono crescenti questo è un quadro che rende necessario un intervento a sostegno di dinamiche di sviluppo, in particolare delle regioni del Mezzogiorno. A fronte di questo quadro, una delle misure che sono state approntate, come dicevo prima, esattamente 3 anni fa, è il Resto al Sud, che ad oggi ha dimostrato una sua efficacia. E per quale motivo ha dimostrato una sua efficacia e quindi quali sono le ragioni per cui, torno alla domanda iniziale, vale la pena, è possibile restare al Sud o tornare al Sud avviando percorsi autoimprenditoriali? Beh, direi che innanzitutto le misure possono essere scritte più o meno bene, qualche volta più o meno male. Resto al Sud è una misura che è stata scritta bene,
ed è stata scritta bene, soprattutto rispetto a quello che è il mix agevolativo che è previsto dall'incentivo, che è un mix che vede un mix intelligente che vede una compresenza di contributi cosiddetti a fondo perduto, quindi diciamo incentivi, risorse finanziarie che non devono essere restituite da chi ne fruisce, di finanziamenti bancari e di garanzie. Quindi diciamo Resto al Sud, così do anche qualche informazione per chi non dovesse sapere come funziona la misura agevolativa: finanzia programmi di start-up e di sviluppo di impresa fino a 200.000 euro di programma complessivo di spesa, appunto, laddove per programma complessivo di spesa si intende far riferimento sia a investimenti in senso stretto che a opere di ristrutturazione edile riguardanti la sede operativa dell'iniziativa che viene finanziata, che ad una componente di circolante, quindi i costi di gestione che vanno dalle materie prime ai materiali di consumo, passando per canoni di locazione o di leasing, e con esclusione di alcune voci di costo, come ad esempio il costo del lavoro o anche il costo delle consulenze. Quindi diciamo, rispetto a un progetto di startup o di sviluppo di impresa che cuba in termini di risorse che vanno spese per dotarsi degli assetti tecnico-produttivi necessari e far fronte alle spese di circolante connesse, quindi rispetto a progetti fino a 200.000 euro, il mix agevolativo è un mix per cui oggi, quando è partita la misura, era il 35%, il contributo a fondo perduto oggi è il 50%, la restante parte è un finanziamento bancario, i cui interessi sono corrisposti alle banche direttamente dall'agenzia, quindi non gravano sui beneficiari della misura. Dal punto di vista dei beneficiari della misura, il finanziamento è a tasso zero, quindi, e il finanziamento bancario è assistito in automatico dalla garanzia del fondo di garanzia PMI del Medio Credito Centrale, il che ci ha consentito di instaurare una partnership di progetto come dire, molto efficace e performante con le banche. Ad oggi sono, vado a memoria, 86 gruppi bancari che hanno aderito alla convenzione tra Invitalia e l'ABI sulla misura Resto al Sud, e questo ha determinato una situazione per cui i finanziamenti bancari già deliberati rispetto ai oltre 7.000 progetti approvati a cui facevo riferimento prima, sono pari a circa 220 milioni di euro, e 200 milioni di euro sono già stati erogati dalle banche fondamentalmente in anticipazione rispetto al fabbisogno di risorse finanziarie necessarie alle imprese agevolate per realizzare il loro progetto di impresa, ripeto, di start-up o anche di sviluppo, quindi di consolidamento, di diversificazione del sistema d'offerta o di efficientamento dei processi aziendali. È un dato che sottolineerei, quello dei finanziamenti bancari deliberati e già erogati, perché sappiamo tutti che c'è stata negli ultimi anni una contrazione dei prestiti sia alle famiglie che alle imprese, particolarmente marcata nel Mezzogiorno d'Italia, ancora di più marcata se prendiamo in considerazione i finanziamenti alle attività microimprenditoriali, e a maggior ragione se queste attività vanno a configurare dei progetti start-up. Il fatto che non soltanto al meccanismo della garanzia in automatico del fondo di garanzia, ma anche al rapporto che è stato costruito con le banche e che, come dicevo prima, è andato a configurare una vera partnership di progetto, direi che è un dato molto significativo quello a cui ho fatto riferimento prima, e cioè i finanziamenti bancari che già sono stati attivati grazie alla misura e al modo in cui la stessa è stata costruita. Un'altra scommessa che è stata fatta fin dal momento in cui è stata istituita la misura agevolativa, e che è una delle ragioni per cui noi oggi siamo tutti insieme a ragionare anche sul Resto al Sud,
che ovviamente è una delle misure che possono concorrere al rilancio del Mezzogiorno, non l'unica, però direi che in questo momento è sicuramente la più significativa, avendo un carattere massivo e generalista. Resta al Sud finanzia progetti diciamo in tutti i comparti economici di attività, fatta eccezione per il commercio e l'agricoltura, laddove per agricoltura si intende produzione primaria. Quindi invece i processi di trasformazione industriale, manifatturiera di prodotti agricoli sono processi che possono essere oggetto di programmi di start-up o di sviluppo di impresa finanziati dalla misura agevolativa. Vi dicevo, l'altra scommessa che è stata fatta fin dal primo decreto istitutivo della misura agevolativa è stata quella di attivare i soggetti territoriali, gli attori locali a vario titolo impegnati in percorsi di accompagnamento e anche di affiancamento consulenziale alla nascita e allo sviluppo di attività microimprenditoriali. Su questo aspetto, questo è un aspetto che sottolineo particolarmente perché può essere di interesse per gli amministratori locali che in questo momento mi stanno ascoltando e che ancora non erano informati su diciamo questa particolare disposizione attuativa che caratterizza Resto al Sud e che prevede che tre tipologie organizzativo giuridiche, e cioè le università, le amministrazioni locali e le organizzazioni di terzo settore, possono diventare enti accreditati sul Resto al Sud, quindi possono entrare in un rapporto di collaborazione con l'agenzia, chiedere all'agenzia di essere accreditati per erogare servizi gratuiti dal punto di vista dell'utenza di accompagnamento alla progettazione. Su questo noi abbiamo già intercettato più di 250 enti, quindi università, soprattutto enti locali e organizzazioni non profit, organizzazioni privato sociale, che si sono accreditate sulla misura agevolativa e che stanno facendo un lavoro significativo a sostegno della progettualità che la misura agevolativa ha intercettato fino ad oggi. In alcuni casi stanno facendo un lavoro di grande rilievo, di grande importanza. Ci sono dei comuni che hanno aperto degli sportelli informativi e, ripeto, anche di affiancamento consulenziale, mettendo a disposizione anche un piccolo grant aggiuntivo rispetto a quello che è previsto dall'incentivo nazionale. Così come ci sono delle università che stanno diciamo lavorando in maniera molto efficace accompagnando neolaureati o laureandi dentro percorsi di start-up e di impresa. Abbiamo organizzato in partnership con degli atenei meridionali e non solo, proprio per facilitare anche dinamiche di rientro nella propria terra d'origine. Abbiamo organizzato un ciclo di hackathon dentro alcune strutture universitarie che quindi ha coinvolto un po' di giovani universitari che hanno avuto la possibilità dentro il meccanismo dell'hackathon, che è a tutti più o meno noto, di accelerare il loro progetto di impresa e di essere accompagnato da mentor e tutor qualificati sia rispetto ai singoli settori di attività che più in generale rispetto a quelle che sono le logiche di progettazione di impresa. Dottore Durante, approfitto perché stanno arrivando delle chat, quindi interventi dei partecipanti, e alcuni hanno dei caratteri che forse potrebbero in qualche modo inserirsi in questa fase del suo intervento, perché si parla di burocrazia eccessiva da alcune parti dove hanno tentato di entrare nella macchina di Resto al Sud, e poi se è possibile, come si potrebbe agevolare un team interprovinciale, addirittura qualcuno che parla evidentemente da qualche diocesi, addirittura interdiocesano, che è
è una figura, è una tipologia magari interessante, comunque potrebbe rappresentare anche una novità sul piano interpretativo della misura. E poi, se il commercio è escluso, perché qualcuno dice che ha avuto problemi ad attivare, e come se fosse stata in qualche modo esclusa la sua pratica perché attinente al commercio. Allora, parto dall'ultima domanda, che è quella più semplice. Il commercio, quindi le attività meramente commerciali, sono escluse, al pari delle attività di produzione primaria in ambito agricolo, come dicevo prima. Poi torno alla prima domanda. Allora, sull'eccesso di burocrazia, su questo do una risposta molto franca, sperando che non appaia autoreferenziale. Sul resto al sud è difficile, è un po' fantasioso parlare di eccesso di burocrazia, ma non tanto perché lo dico io, ma perché lo dicono i numeri e lo dicono anche i beneficiari della misura agevolativa. E siccome lo hanno detto non in maniera episodica, anche di recente sono usciti una serie di articoli sulla stampa che stanno a certificare l'azzeramento di un approccio burocratico alla gestione della misura agevolativa, che poi solitamente si traduce soprattutto in tempi di attraversamento della fase valutativa o anche della fase di erogazione dei contributi un po' troppo dilatati. Sul resto al sud, e su questo diciamo potrei, se ci fosse tra le persone che ci stanno ascoltando, se ci fossero alcuni imprenditori finanziati sul resto al sud, potrebbero assolutamente confermare quello che sto dicendo. I tempi medi, per esempio, per chiudere con esito definitivo la valutazione dei progetti stanno abbondantemente al di sotto dei 60 giorni che sono previsti dalla normativa come tempo massimo per chiudere le istruttorie di ammissibilità delle iniziative che chiedono di essere finanziate da uno strumento agevolativo. E aggiungo che solitamente quei 60 giorni come tempo massimo, nell'esperienza della gestione degli incentivi nel nostro paese, non si riescono a rispettare. Sul resto al sud, in qualche caso, la fase valutativa, ripeto, con esito definitivo, quindi non con comunicazioni intermedie. Quando dico esito definitivo, intendo dire mettere i proponenti nella condizione di sapere se quella domanda di finanziamento sarà finanziata o non sarà finanziata. In qualche caso, diciamo, la fase istruttoria è stata chiusa in meno di 2 settimane. Nonostante sia un'istruttoria complessa, perché è un'istruttoria che presuppone sempre e comunque un incontro che noi definiamo di business assessment, che è un colloquio con i componenti della compagine societaria o del gruppo di progetto, un colloquio volto ad approfondire la consonanza tra le loro esperienze pregresse, sia dal punto di vista formativo che dal punto di vista professionale, e l'attività di impresa che ci viene proposta. Più in generale, è un colloquio che serve anche a accertare quelle che sono le capacità imprenditoriali e anche le competenze manageriali, in termini sia, diciamo, di competenze già detenute, che di inclinazioni, attitudini e, come dicevo prima, talenti potenziali che possono essere utilmente messi al servizio di un percorso di startup e di impresa. Quindi anche di recente. Possiamo fermarci qui e rinviare a un secondo giro anche quella sollecitazione che veniva sui team interprovinciali, perché credo che poi nella seconda parte del webinar cercheremo di introdurci anche in questa possibilità di interazione e di sinergia. Va bene? Va bene. Ok, io allora al professor Antolini l'ho presentato dicendo che è uno dei massimi teorici della FIL, della felicità interna lorda, ma con tutto quello che abbiamo ascoltato anche da Durante, nelle aree interne, nei nostri borghi, in queste comunità, è mai possibile arrivare a sentire la felicità come prodotto esponenziale? Questa è una bella domanda.
Una bella domanda e la mia risposta è molto diretta, sì. Quando lei prima ha fatto una domanda, perché dovrebbero rimanere le persone al sud, io mi permetto di segnalare un bellissimo film che è stato proiettato nelle sale cinematografiche nel 2010-2011, era Benvenuti al Sud. Come sempre il cinema ha una capacità comunicativa molto grande, dalla possibilità di capire effettivamente come il modello di vita e anche alcune contraddizioni tipiche del Sud possono però di fatto all'interno di un quadro di sviluppo locale strutturato dare delle possibilità di crescita e di sviluppo economico molto molto elevate. Questa quindi è la prima risposta che mi sento di dire, però bisogna come dire argomentarla scientificamente. Io pregherei la regia di mandare le slide in modo tale da, diciamo così, presentare quelle che sono alcune ipotesi di lavoro al quale noi stiamo lavorando, come Società Italiana di Scienze del Turismo. Abbiamo presentato diversi, soggetti, molto interessante quello che è stato detto precedentemente, condivido tutto, anche il quadro economico. Questa è la prima slide, però, nella quale io chiaramente voglio mandare un messaggio, come prima Sua Eccellenza aveva detto. Un messaggio che però sia un messaggio concreto, non astratto, quindi farò un discorso teorico, ma al tempo stesso cercherò di renderlo il più concreto possibile, dando anche una progettualità per quanto riguarda il turismo. Poi domanderò al dottore, mi è molto interessato quello che ha detto, lo dico proprio come tecnico, se il turismo rientra, come viene considerato in quest'ambito, perché ci sono aspetti, come sappiamo, il turismo è un settore molto trasversale, quindi vorrei sapere come viene poi collocato e valutato da Invitalia per quanto riguarda questi progetti. Però il primo messaggio è proprio questo che vediamo, no? La narrazione dei fenomeni. Schiller scrive un libro molto bello sull'economia e la narrazione dei sistemi economici e dei fatti economici, una narrazione che si presta a quelle che sono delle categorie mentali che noi abbiamo, correttissime, che abbiamo nella nostra cultura, che però poi cambia a secondo anche i territori, in particolar modo in Italia, e quindi io ho presentato due slide. Da una parte il PIL pro capite, che viene presentato come l'indicatore fondamentale, non da adesso, da sempre, fin dal 1953, quando nacque poi la necessità di fare una misura del prodotto interno lordo a livello omogeneo, a livello mondiale per il piano Marshall, e a destra però abbiamo le aree protette, la rete 2000. L'ultimo dato è del 2019, ma io ho voluto mettere il 2017, anche qui stanno uscendo i dati a livello regionale del PIL pro capite del 2018, ma questo mi bastava. Tant'è che se noi guardiamo la Campania, tanto per fare un esempio, vedremo come dire che il ranking delle due regioni per quanto riguarda il PIL pro capite, per quanto riguarda le aree protette, cioè la biodiversità, la tutela delle biodiversità dei territori, è assolutamente diversa. Se noi guardiamo l'Emilia-Romagna, una regione molto forte dal punto di vista economico e anche economico-produttivo, se noi guardiamo la rete Natura 2000, siamo in un ranking assolutamente, diverso. Questo per farci capire che molto dipende nella valutazione di fenomeni economici e sociali dalla prospettiva nella quale noi ci poniamo. Prego la regia di andare avanti con la seconda slide. E quindi questo dicevo, diciamo così, che noi addirittura nel dopoguerra, quindi un breve inciso, un simbolo di potenza, diciamo così, economica era la produzione di ferro, perché il ferro era funzionale a fare purtroppo le guerre. Poi nel secondo dopoguerra il reddito diventava addirittura un indicatore di benessere, perché senza reddito non si poteva neanche assicurare alle popolazioni quel minimo di sussistenza. Nel momento in cui la ricostruzione è partita, come dice Galbraith, diciamo così, i popoli hanno raggiunto un livello di opulenza, allora benessere economico e benessere sociale di fatto non coincidevano più. La misura del benessere era un qualcosa nella quale rientrava anche il benessere economico. Questo per farci ragionare sempre, poi lo caleremo nell'ambito territoriale, il perché noi possiamo tornare al sud. Prego la regia di mandare avanti l'altra slide. E questo è un capovolgimento incredibile del paradigma, perché se nel dopoguerra noi abbiamo sempre visto il PIL come obiettivo politico, legittimamente, noi abbiamo visto che nel 2012 un'importante risoluzione dà diciamo così, sviluppo olistico dei territori, non semplicemente degli stati, gli stati e i governi, quindi qualunque livello territoriale, dove l'obiettivo dovrebbe essere quello di raggiungere la felicità. Andiamo avanti con l'altra slide. La felicità vuol dire sostanzialmente
Ecco, questo è una, diciamo così, un importante rivista internazionale. Abbiamo pubblicato questo articolo, ci siamo cimentati sullo stato di felicità dell'Italia. In blu vedete appunto la linea della felicità e in rosso quella del prodotto interno lordo. Dimostriamo come nel 2004 e nel 2005, dando i dati sulla felicità della banca dati del World Happiness dell'Università di Rotterdam, come effettivamente ci sia una contraddizione. Quindi voglio dire, esistono altre dimensioni che possono far star bene. Vedremo che nelle aree interne questo è possibile per una serie di ragioni. Prego la regia di andare avanti con l'altra slide. E lì abbiamo anche più un cambiamento di, come dire, di paradigma per quello che riguarda la sostenibilità. Quindi ci avviciniamo sempre più a territori sostenibili, dove le aree interne, per le caratteristiche che vedremo successivamente, per loro natura si prestano ad essere sostenibili. Il concetto di sostenibilità però qui va esteso anche qui, va esteso nel senso che non è più quello che il rapporto Bandel ci diceva nel 1987, cioè il fatto che non dobbiamo compromettere la possibilità delle generazioni future di realizzare come dire, le proprie necessità, anche tenuto conto di quello che è il patrimonio naturale esistente, ma la sostenibilità deve estendersi proprio al sociale. E qui torniamo al discorso della felicità. Oggi quello che non c'è al sud è la felicità perché manca la progettualità. Quindi, quando noi vogliamo dire che cosa vogliamo dire, cosa vogliamo comunicare al sud, dobbiamo tenere presente che essere felici non vuol dire fare quello che ci pare, ma vuol dire fare quello che si vuole. Quindi, quando prima il collega ha detto una frase che mi è piaciuta molto, secondo i propri talenti e secondo le proprie esigenze, questo significa capire quello che si vuole. Questo vuol dire, come dire, ridare ai giovani quella progettualità che oggi sembrano aver perso, e io aggiungo legittimamente aver perso. Noi come universitari abbiamo come dire, il compito fondamentale di far capire invece che questa progettualità può essere riscoperta, e in particolar modo al giovane, al sud, perché non ci dimentichiamo che se noi andiamo a vedere l'indice di vecchiaia delle regioni italiane, scopriremo, è vero che abbiamo grande migrazione, questo dal 1970 in poi, abbiamo visto che il sud, diciamo così, ha dato risorse in termini di capitale umano e anche formato, come correttamente è stato detto, però è altrettanto vero che, diciamo così, la natalità è presente al sud e non è presente nel nord, la regione più giovane è la Campania, la regione più anziana è la Liguria, e questo può avere effetti molto importanti. Il capitale umano non è un capitale, come dire, da sottovalutare. Si parla sempre di capitale, si parla sempre di capitale tecnologico. In realtà nel capitale umano, sul capitale umano, noi ci dobbiamo lavorare dandogli delle prospettive, dandogli una progettualità. Vediamo quale potrebbe essere questa progettualità. Andiamo avanti con l'altra slide, per favore. Questo è un problema di salute mentale. Perché arrivo a parlare di salute mentale? Perché oggi quello che noi abbiamo, specialmente tra i giovani, io ho presentato un progetto a livello nazionale, spero che verrà accolto, specialmente in seguito della pandemia, noi abbiamo un problema di salute mentale, cioè le persone non sembrano più star bene. Non sembrano più star bene, qui ci sono cause chiaramente genetiche, individuali, c'è la neuroeconomia che studia questi aspetti, poi abbiamo però aspetti, come dire, ambientali e aspetti anche sociali. Qui le policy possono intervenire. Le politiche possono intervenire, ancora non abbiamo capito come, lo dobbiamo cercare. Dopo farò un esempio di quello che è accaduto, collegandomi chiaramente al turismo come possibilità di sviluppo dei territori per la realizzazione di aree di benessere. Quindi questo è il mio obiettivo alla fine di questo ragionamento, è avere, come dire, poi un progetto di policy concreto che poi magari potrebbero aiutare anche come università fondamentalmente diciamo così, a sviluppare questi idee imprenditoriali sui giovani. Chiedo alla regia di mandare avanti l'altra slide. Questo qui possiamo andare avanti, è una, diciamo così, e questo appunto è quello che abbiamo imparato dalla pandemia. La pandemia ha dato la possibilità di vedere appunto questo flusso migratorio invertito rispetto al passato. Dalla città molte persone hanno preferito andare nei piccoli comuni. Abbiamo visto proprio osservando, per esempio, in alcune regioni dell'Umbria, alcune zone dell'Umbria, ma anche dello stesso Abruzzo. Io lavoro in Abruzzo, sono all'università
di Teramo, ho cercato sempre di avere rapporti con il territorio, sono stato per tanti anni presidente del corso di studi di economia, il mio lavoro è stato sempre volto a creare appunto quella collaborazione tra università e territorio, perché io ritengo che l'università chiusa in se stessa non sia utile, invece possa al contrario nella sua collaborazione dare effetti di spillover molto molto importanti. Abbiamo visto che c'è la possibilità di essere presenti pur essendo lontani, quindi abbiamo ridisegnato il territorio in senso spaziale e abbiamo capito che si può interagire, abbiamo capito che anche in questa interazione non è quella che fa bene, perché la capacità relazionale è una delle cose fondamentali che aiutano le persone a star bene, tant'è vero che la capacità relazionale che noi abbiamo al sud non l'abbiamo per esempio nelle regioni del nord, e questo capita anche a livello macroeconomico. Pensate che noi abbiamo che la Norvegia, diciamo così, da una parte ci dicono il World Happiness Report essere uno dei maggiori paesi in termini di felicità, però al tempo stesso abbiamo delle contraddizioni molto evidenti, perché è un paese che ha anche un tasso di suicidi molto più elevato, per una serie di ragioni. Uno di queste è proprio la difficoltà relazionale. La relazione umana diventa elemento fondamentale, è un elemento fondamentale, ma non è, come dire, un discorso astratto. Anche i modelli organizzativi di impresa adesso non sono più quei modelli organizzativi di impresa che vedevano l'impresa, come dire, vecchia impresa terrorista, con modelli organizzativi in cui c'era un'eccessiva specializzazione. Adesso all'interno delle aziende si vuole l'interazione, perché lo star bene, lo scambiare le idee arricchisce e dà la possibilità alla stessa azienda di essere un'entità vivente. Quindi è un discorso che va molto, che può essere ampliato dal macro al micro ai territori. E al sud, considerando che abbiamo un capitale umano giovane, considerando che abbiamo questa, come dire, propensione alle relazioni sociali, allora è importante che, se questo viene inserito in un quadro etico complessivo e di valore comune, che non sia semplicemente finalizzato di per sé alla crescita, ma allo sviluppo economico, che è un qualcosa evidentemente di molto diverso, di molto più ricco rispetto alla semplice crescita economica, allora noi possiamo avere uno sviluppo molto importante. Prego la regia di andare avanti con l'altro slide. Qui abbiamo le aree interne, anche qui è una narrazione sbagliata, diciamo così, che non corretta, diciamo così. Qui abbiamo la definizione di area interna, e l'area interna viene chiamata a livello europeo appunto area periferica. Un'area periferica è chiaramente periferica rispetto a che cosa? Alla limitata accessibilità ai servizi essenziali. Nel 2014 la SNAI ci dice che però queste aree interne possono rappresentare un potenziale di attrazione, anche se esistono appunto delle traiettorie di sviluppo che sono instabili. Una cosa alla quale io ebbi modo di, partecipando al Gran Sasso Institute in una conferenza, allora se non ricordo male c'era anche il dottor Barca, feci presente che una delle cose importanti con riferimento alle aree interne dell'Abruzzo, e in particolar modo all'Aquila, l'Aquila non è un'area interna, si è ben inteso, ma quello che era accaduto, bisognava mettere in sicurezza i territori. Perché? Perché le persone non sarebbero mai andare in territori percepiti come in sicurezza. Molte volte le policy dimenticano le cose, diciamo così, non danno un ordine alle cose, alle priorità delle cose. Andai all'assemblea dei borghi italiani, invitato sempre in un paese dell'Abruzzo, e quando fui accolto, diciamo così, molto gentilmente, c'erano anche tutti quanti gli assessori, l'assessore all'epoca dell'Aquila del turismo, la prima cosa che io dissi: se vogliamo cercare di sviluppare questa località, questo borgo, la prima cosa che dobbiamo fare è cambiare la segnaletica, perché per trovarlo io ci ho impiegato circa un'ora. Quindi in Italia noi molte volte abbiamo la capacità di avere grandi progetti, ma abbiamo poi l'incapacità di, come dire, concretizzarli dando le giuste priorità alle singole, diciamo così, interventi, quelle che io chiamo alle singole azioni. Andiamo avanti con l'altra slide, per favore. Questo sono appunto la differenza economica, diciamo così. Questo ho chiesto autorizzazione agli autori che ho citato, perché a me piace citare il contributo di altri colleghi. Questa è la differenza effettivamente per quanto riguarda il PIL pro capite nella aree interne, che sono intermedio, periferico, ultraperiferico e i centri. Abbiamo un PIL pro capite, un reddito per abitante molto molto diverso e molto inferiore, ma questo non dobbiamo pensare che il benessere segua l'andamento del benessere economico. Questo è un altro punto fondamentale, perché noi abbiamo visto con altri indicatori, per esempio guardando anche il tasso di risparmio, che, come dire, avendo
un reddito pro capite più basso, abbiamo un tasso di risparmio che tende ad aumentare, perché comunque la struttura dei consumi in questo tipo di aree viene, è completamente diversa. Quindi anche qui, e torno al discorso che ho fatto precedentemente, da non confondere quando si fanno analisi e delle aree interne e degli stili di vita, di non confondere il benessere economico come il benessere. Il benessere è qualcosa di più ampio, come la letteratura ormai ci dice molto chiaramente fin dal 2007, in un bellissimo lavoro che fece l'OECD proprio sul significato di benessere. E direi che possiamo andare avanti con l'altra slide. Qui abbiamo appunto le aree interne, serve un nuovo modello e quello che effettivamente può darci il turismo. Questi sono dati sempre compresi da questo lavoro, che vedete che le presenze nelle aree interne, presenze turistiche, erano circa 152 milioni, parliamo di qualche anno fa, qui andiamo negli anni 2016-2017, considerate che oggi nel 2019 abbiamo 450 milioni 450 milioni di presenze. Vedete che appunto le aree interne sono comunque aree che hanno una discreta, diciamo, inferiore rispetto alle altre aree in termini di presenze turistiche, quindi qui si può lavorare. Il turismo può essere un modo per innescare, a nostro avviso, un processo di sviluppo economico. Prego la regia di andare avanti con l'altra slide. E qui ci sono appunto i comuni, la situazione per quanto riguarda le aree periferiche ed ultraperiferiche, e qui dobbiamo cercare di vedere come le presenze per quanto riguarda la turisticità, in particolar modo nelle aree interne, è fortemente concentrata. Questo è un elemento importante. Se guardiamo la Campania, ha per esempio pochissime, turisticità per quanto riguarda le aree interne e le ultraperiferiche, sono concentrate al nord, e sono concentrate nella Toscana, che è un benchmark molto molto importante. Qualcosa vediamo anche nella Basilicata, ma pochissimo per esempio nella Puglia, se non nell'area del Gargano. Il resto, pensiamo alla Sicilia, enorme concetto di patrimonio culturale, perché quando parliamo di poi di patrimonio paesaggistico, noi sappiamo benissimo che siamo stati, con le varie commissioni fin dal 1960, i paesi precursori di tutta quanto una letteratura sul patrimonio culturale e patrimonio paesaggistico. Vediamo che la Sicilia, paradossalmente, è una delle regioni forse con maggiori patrimonio culturale e artistico, ma abbiamo una turisticità veramente molto bassa. Invece, troviamo anche in Sardegna invece delle zone molto interessanti, e vedete che non è semplicemente le aree interne sono poi di fatto quelle interne a livello di territorialmente interne, perché nel caso appunto della Sardegna sono aree che sono addirittura sulla costa, così come il Gargano per quanto riguarda la Puglia. Quindi anche qui, quando noi narriamo certe situazioni, bisogna misurarle e bisogna riflettere. Prego la regia di andare avanti con l'altra slide. Perché? Perché l'ecoturismo rappresenta, quindi non tanto il turismo, ma l'ecoturismo rappresenta sicuramente un elemento fondamentale sul quale riflettere. E qui dobbiamo essere più incisivi. Lo dico qui come studioso, sono stato invitato al convegno mondiale degli statistici a parlare proprio di turismo. Abbiamo presentato un progetto anche in Banca d'Italia, speriamo che questi progetti vadano in porto, ma non tanto perché vogliamo far capire l'importanza non tanto del turismo, perché poi non è corretto parlare di turismo, perché non esiste un turismo, esistono i turismi, tante forme turistiche, quanti sono le identità territoriali. Però l'ecoturismo, prego la regia di rimandare cortesemente la slide, è proprio un turismo responsabile, eccolo qui, consapevole, rispettoso delle identità territoriali, anzi vuole valorizzare le identità territoriali. Prego la regia di andare avanti con l'altra slide, e quindi abbiamo la possibilità di andare a capire, di costruire quelle esperienze positive, fornire anche dei benefici finanziari diretti al territorio, quindi rispettori, e cercare di impattare fisicamente, socialmente e anche psicologicamente i territori. Voi pensate che quando uno dei fenomeni al quale abbiamo assistito, che il turismo dai residenti non è sempre ben visto, perché durante il periodo turistico, durante il grande afflusso turistico, in talune zone, per esempio, assistiamo ad un aumento dei prezzi.
Questo crea tutta una serie di problemi, hanno una gestione dell'immondizia molto, molto diversa, quindi i residenti molte volte non sono neanche contenti. Se guardano l'aspetto economico, sicuramente sì, perché c'è una filiera che si mette in moto, ma se guardano poi gli aspetti sociali, se le destinazioni turistiche non sono in grado di gestire questo flusso di persone, allora si possono creare dei problemi molto importanti. È per questo che serve una programmazione coerente e non improvvisata. Prego la regia di andare avanti con le altre slide, e qui c'è il grande tema dell'economia circolare, cioè non possiamo non, diciamo così, guardare a quella che è l'offerta, a cercare di ridisegnare un'offerta nell'ambito dell'economia circolare a basse emissioni. Questo è un elemento importante. Io, quando noi organizziamo come Società Italiana di Scienze del Turismo, con l'amico e collega professor Biagio Simonetti, fu un convegno internazionale, partecipò anche i saluti, anche il sindaco in quel caso di Benevento, e appunto uscì proprio questo elemento importante. Prego la regia un attimo di rimettere la slide, perché volevo un attimo ragionare. E quindi andiamo a mangiare poi una sera proprio su quella che era una, diciamo così, qui torniamo a un punto che poi approfondirò in un secondo momento come linea di azione, di policy, un'azienda che produceva vino, come dire, non riciclando tutto nel processo produttivo, cioè non aveva assolutamente alcun, diciamo, impatto ambientale. Io non credevo ai miei occhi, siamo stati tutta la sera lì, abbiamo mangiato lì, e questo era un benchmark, è un valore fondamentale. Si può quindi produrre, si può dare un'area di sviluppo sostenibile nel vito, ma noi abbiamo un'offerta ricettiva che deve essere completamente modificata, deve essere completamente cambiata, e la gente chiede questo. La gente chiede questo nuovo tipo di. C'è una domanda che è indirizzata proprio a vivere l'esperienza diversa rispetto a quella che abitualmente si trova a vivere anche nelle grandi città. Prego la regia di andare avanti con l'altra slide. E questi sono i tre elementi fondamentali, le azioni di policy che il progetto EWAY ci dicono con DestiMed, per esempio, cioè cercare di combinare la natura, in particolar modo i parchi, la cultura, i borghi e il cibo. Da questo punto di vista, noi abbiamo in questi tre elementi, i tre elementi che effettivamente troviamo al sud per quanto riguarda i parchi, troviamo anche molti borghi, ma troviamo soprattutto la cultura enogastronomica. Ci sono progetti anche finanziati, e qui c'è un problema di saper accedere a questi fondi comunitari che sono molto complessi molte volte, e lì varrebbe la pena, come dire, investire in professionalità, specialmente per quanto riguarda i giovani. Prego la regia di andare avanti con l'altra, diciamo così. Questa è, diciamo così, la grande bellezza, l'Italia divisa in grande bellezza, fonte Istat, questo qui, il rapporto annuale dell'Istat in particolar modo di qualche anno fa, fu un primo periodo sperimentale. Noi vediamo come nelle aree, quindi diciamo localmente, territorialmente interne, noi abbiamo aree di potenzialità del patrimonio. Quindi sono tutte quelle aree in gialle che sono effettivamente, diciamo così, possibilità di poter investire su questo che è appunto il concetto di patrimonio paesaggistico. Poi abbiamo le aree di grande bellezza, dove c'è l'imprenditorialità culturale, la verde, e il volano del turismo, perché il sud è molto forte. Guardate la Sardegna, anche nelle aree interne, veramente della Sardegna è una cosa molto, molto interessante. Guardate la Calabria. Quindi sono, diciamo così, cartografie che possono far riflettere su come noi possiamo lavorare. Andiamo avanti. E qui abbiamo. Dopo il mio intervento, non ho alcuna presunzione, ci fu all'epoca il sottosegretario Bonaccorsi, si diceva: va bene, ma il territorio conosce il territorio? No, perché il problema è che il territorio non conosce se stesso. Il territorio non conosce se stesso, e quindi non può valorizzare se stesso, no? E questa è una delle grandi mancanze che noi avevamo come conoscenza. Quindi, da una parte abbiamo un turismo che è stato delegato sempre più alle regioni, dall'altra parte perché? Perché si voleva valorizzare il territorio, ma le regioni poi non sono attrezzate effettivamente, gli enti locali, per poter poi andare a conoscere i propri territori. Allora, il 17 luglio del 2000 c'è stata per la prima volta con la legge una necessità di voler disegnare quelle che appunto erano le vocazioni territoriali. E qui abbiamo il primo esperimento che ha fatto l'Istat, se non ricordo male, è uscito a settembre,
del 2020, la prima però forma fu diciamo così, agosto, diciamo così, poi più strutturata a settembre, in cui abbiamo le varie vocazioni. Ma qui c'è un mondo da fare, c'è un mondo da arare, perché in realtà l'identità culturale, questo è un elemento importante, io ho scritto un articolo su questo nel 2014 sul patrimonio culturale e paesaggistico, l'identità, il patrimonio paesaggistico e culturale è quello che è riconosciuto dalla comunità. Quindi sarebbe molto importante avere un processo che viene, che provenga dal basso, e noi dobbiamo lavorare a questo progetto, in cui le persone possano veramente segnalare dei luoghi come luoghi identitari, che vale la pena, come dire, visitare e sui quali soggiornare. Perché? Perché si respira quell'aria identitaria che in altri casi non si riesce invece, che altrimenti non si riuscirebbe a sperimentare. Prego la regia di andare avanti. Questi sono, ecco, l'importanza del cibo e l'enogastronomia, che è un asset fondamentale del Sud, e non riesce però il Sud, come dire, a metterlo ancora in una commercializzazione adeguata, anche se questo è il termine è un pochino violento, però poi di fatto serve anche quello, serve accedere sui mercati e creare le premesse affinché noi possiamo collegare lo sviluppo economico alla crescita economica. Questi sono i 17, diciamo così, obiettivi di sviluppo sostenibili, così come sono la famosa agenda 2030, e qui abbiamo il cibo, l'importanza del cibo, no? Il cibo come identità locale, il cibo come benessere, il cibo come crescita sostenibile, il cibo come turismo lento. Allora iniziamo ad avere un pacchetto, i borghi, i parchi, il cibo. Se noi andiamo avanti, noi abbiamo studiato due analisi, due regioni, una è la Toscana e una è la Puglia, e abbiamo fatto una prima sperimentazione. Questo è un articolo che è in referaggio in una rivista internazionale. Abbiamo visto ciò che è accaduto agli agriturismi, e quindi questo è il modello di destinazione turistica, uno dei possibili modelli. Attenzione, questo è un passaggio importante, e mi riferivo anche all'esperienza che avevo fatto nell'azienda del Beneventano proprio per quanto riguarda la produzione del vino. Quindi noi abbiamo cercato di incrociare i dati sugli agriturismi con il DOP e l'IGP, cioè quei prodotti, quindi le aziende agrituristiche che si erano nel frattempo evolute dal punto di vista della filiera della produzione, erano diventate se stesse produttrici di beni, DOP e IGP, e abbiamo visto nel tempo cosa accadeva effettivamente all'attrattività dei flussi turistici. Ora, mentre la Toscana sulla sinistra vediamo effettivamente che la turisticità, che è il puntino blu, viene spostata a sinistra perché lì c'è Firenze che tira comunque tanto, però c'è, come dire, una sostanziale coincidenza, cosa che non accade invece negli ellissi a destra della Puglia, dove evidentemente gli agriturismi vanno in una direzione opposta a quella che è la produzione DOP e IGP. Questo ci fa capire che c'è molto da lavorare anche per quanto riguarda un nuovo concetto di azienda agrituristica, che può in qualche modo, come dire, essere il punto sul quale poter lavorare per creare delle aree a sviluppo sostenibile. Andiamo avanti con, diciamo così, no, queste qui andiamo avanti, non vi voglio questo processo di, ecco sì, questo è quello che accade dopo che noi abbiamo applicato la metodologia, che diciamo che il processo interpolatorio, diciamo così, tra i punti spazio degli agriturismi che producono, e noi vediamo che ci sono due realtà molto diverse, che poi era quello che vediamo per quanto riguarda lo sviluppo interno. Mentre le aree interne della Toscana, lo vedevamo anche nella cartina precedente, effettivamente hanno mostrato questa grande capacità di poter sviluppare questo, diciamo, trinomio, permettetemi questo neologismo, questo non è accaduto in minima parte in Puglia. Quindi probabilmente bisognerà intervenire anche sulla formazione di questi tipi di operatori. Se pensiamo all'Abruzzo, per fare un esempio, dove ci sono veramente una risorsa in termini di cibo, in termini di parchi e in termini appunto di agriturismi, ciononostante essi sono da soli, scollegati con il territorio, e non si riesce a fare un progetto che sia un progetto, diciamo così, strutturato, perché non si riescono a mettere in fila le varie priorità, partendo dalla formazione del capitale umano e anche ad una formazione in questo modo gestionale
internazionale ed economica, come giustamente diceva il collega precedentemente, quando in Italia fa un colloquio lo fa per capire anche se ci sono quelle capacità, e quelle, diciamo così, capacità gestionali, progettuali, ma anche manageriali, per gestire una destinazione turistica in questa direzione. Prego l'ultima slide, le conclusioni, se non ricordo male. Quindi si può effettivamente, diciamo così, si può cambiare un'ottica, perché rimanere al sud, perché si è felici, ma la felicità non è semplicemente uno stato dell'anima, ma è la possibilità di poter trasmettere questo ai territori, e i territori possono sviluppare e far leva sui giovani, che devono avere una progettualità, e per far questo mi penso che tutti quanti dobbiamo fare squadra e aiutare i nostri giovani ad essere autonomi, indipendenti e soprattutto a guardare il futuro con speranza. Grazie. Grazie professore Antolini. Evidentemente è stato più difficile incrociare in diretta alcuni temi, ma li recupereremo, credo, alla grande, soprattutto poi quando ritornerà Durante. Io intanto ha chiuso Antolini dicendo i giovani e la progettualità, cioè il presidente dei giovani industriali della provincia di Avellino, Stefano Scauzillo, che è anche imprenditore in un settore molto importante, oltre che attuale, ma comunque la classificazione principale di un giovane imprenditore è coraggio, resistenza e forse consapevolezza di che cosa stia accadendo in funzione di un possibile futuro di sviluppo. Prego Scauzillo. Non ascoltiamo. Forse ha staccato qualcosa nel... Allora, vogliamo... Allora, prego di uscire e rientrare nel collegamento. Intanto porterei all'attenzione del dottore Durante alcune cose che sono emerse in maniera abbastanza evidente, chiara, dall'intervento di Antolini, però intanto le chat che arrivano sintetizzano altri aspetti. La misura, quindi Resto al Sud, comprende il turismo e cultura in che dimensioni, anche di tipologia di intervento, il rapporto tra Resto al Sud e il contratto istituzionale di sviluppo, e ancora che tipo di esperienze Resto Italia, indipendentemente dal finanziamento, dal sostegno, ma anche come tentativo di consapevolezza ulteriore, maggiore, è possibile fornire ai giovani che intendessero avviare certe pratiche, e nel contempo molti chiedono che tipo di aiuto e di sostegno proprio informatico e di formazione. Allora, la prima domanda, turismo e cultura, sicuramente sono dei comparti di attività elegibili alle agevolazioni Resto al Sud. Ad oggi rappresentano, diciamo, che il comparto delle attività turistico-ricettive e culturali rappresenta quasi il 50% dei progetti approvati. Ho trovato molto interessante l'intervento del professor Antolini, che ha fatto anche riferimento all'ecoturismo, all'under tourism e all'economia circolare. Ecco, ci sono esempi di under tourism finanziati da Resto al Sud, ma anche da altre misure agevolative, come ad esempio Cultura Crea. Non so se questa è l'occasione per fare un approfondimento specifico, che però andrebbero portati anche a conoscenza delle amministrazioni locali e dei giovani che potrebbero diventare partner attraverso la loro azione imprenditoriale di progetti di sviluppo territoriale, perché sul tema per esempio dei musei diffusi piuttosto che degli alberghi diffusi ci sono delle buone prassi
che già hanno trovato il modo per incrociare le misure agevolative che sono replicabili anche in altri contesti territoriali, e quindi è un lavoro sul quale avrebbe senso fare uno sforzo progettuale comune, coinvolgendo anche gli amministratori locali e le agenzie di sviluppo locale, variamente intese a partire dai GAL. Sul rapporto tra Resto al Sud e i contratti istituzionali di sviluppo, che come noto è diciamo, il contratto istituzionale di sviluppo è uno strumento che va a sostenere soprattutto investimenti di carattere infrastrutturale e sostanzialmente pubblici. Quindi direi che c'è faccio un esempio: se il contratto istituzionale di sviluppo del Molise, tra le altre cose, finanzia anche il recupero degli antichi tratturi, perché gli antichi tratturi diventino un'attrattiva anche dal punto di vista turistico, è necessario che all'investimento infrastrutturale si accompagnino anche una serie di investimenti, tra virgolette, privati, volti a rendere fruibile quella risorsa paesaggistico-ambientale. E quindi sto parlando di strutture di ristorazione, di strutture ricettive tipo B&B, sto parlando di società di servizio che ad esempio noleggino bici mountain bike. Diciamo questo, e potrei fare altri esempi, ma credo che non sia necessario perché immagino ci siamo capiti. Questo tipo di investimenti che sono complementari all'infrastrutturazione, come dire, pubblica di una risorsa territoriale, sono investimenti che possono utilmente dialogare con le misure agevolative, come già è successo. L'altra domanda era sui, se non ho capito male, sui servizi reali di accompagnamento. Allora, io dicevo prima che Resto al Sud prevede questa figura dell'ente accreditato. E diciamo, già si è lavorato molto in questa direzione e, come dicevo prima, in qualche caso, in più di qualche caso, anche in maniera molto efficace. Sono sicuro che va fatto un ulteriore sforzo. E per quanto mi riguarda, sono da tempo convinto che non sarebbe male, anzi, secondo me è esattamente quello che manca in questo momento, se fosse istituito. Noi siamo pieni di misure agevolative. È vero che non c'è un problema di incentivazione nel nostro paese. Gli incentivi ci sono, gli incentivi nazionali, ma anche gli incentivi regionali che sono inquadrati nell'ambito dei PORR. Quello che manca è un fondo o più fondi, ma diciamo un fondo, perché potrebbe anche essere un fondo unico nazionale, che vada a sostenere i servizi reali di animazione territoriale, di orientamento verso la misura agevolativa più aderente a un certo tipo di progettualità, di accompagnamento progettuale, quindi di affiancamento consulenziale, ad esempio nella fase di redazione del business plan, e di tutoraggio nella fase di realizzazione dell'investimento. E credo che un fondo di questo tipo sia particolarmente necessario a sostegno della progettualità che riescono ad esprimere le aree interne. E quindi, diciamo, dal mio punto di vista, quella dovrebbe essere un'opzione di policy prioritaria rispetto ad altri interventi. Se noi, ad esempio, potessimo contare su un fondo che vada a riconoscere lo sforzo che gli attori locali fanno nel, come dicevo prima, animare, stanare, orientare, accompagnare, tutorare nuove iniziative imprenditoriali. Se glielo potessimo riconoscere questo sforzo agli operatori locali, anche in una logica non di rimborso spese tout court, ma agganciando il rimborso spese alle performance, quindi in una logica di success fee o di pay for success, alla qualità dei servizi reali erogati sul territorio, quindi alla loro capacità poi di produrre nei fatti l'attivazione di nuovi percorsi imprenditoriali,
o lo sviluppo, il consolidamento, la diversificazione di attività di imprese già esistenti, questo consentirebbe di alimentare ulteriormente le energie che sul territorio si rendono disponibili ad una partnership di progetto volta a rendere più incidenti le misure agevolative. Vittorese, c'è ancora l'Arcivescovo a Crocca? Lo coinvolgerei in un passaggio delle chat che chiedevano durante la possibilità di creare dei team non solo interprovinciali, intercomunali, ma anche interdiocesani per poter attivare progetti di sviluppo delle aree interne. Ecco, per esempio, una diocesi in che modo e che tipo di suggerimento si potrebbe dare a tante persone che operano già in progetti di un certo tipo, magari nel terzo settore o comunque di qualità al servizio delle persone, come possono in qualche modo interagire, se è possibile immaginare anche dalle diocesi questo tipo di sforzo? Certamente, diciamo così, la configurazione è inedita, almeno per questi temi che stiamo trattando, però è anche molto stimolante. Voglio dire, per esempio, creando anche delle reti di scambi del nostro patrimonio artistico e culturale, per esempio una rete dei vari musei, dei collegamenti tra questo, perché abbiamo una ricchezza non indifferente da questo punto di vista, e molte volte i nostri musei diocesani, che sono piccole realtà, però di fatto sono gestiti molto bene e tante volte è meglio di altri. E creare su questo sia una rete di collegamento con i vari musei, insomma, ma anche dei percorsi culturali, dei percorsi delle reti, per esempio dei vari cammini. Ci sono i cammini, è un settore che è in crescita, mi pare. Io l'estate scorsa ho fatto con i seminaristi un pezzo del cammino Laverna Assisi e ho visto tanta gente su quello. Allora, intensificare e creare nuovi percorsi, credo che questo possa attivare delle sinergie poi con tanti altri settori, perché è chiaro, un cammino, mettere gente in movimento significa tutta una serie di cose. È chiaro che dobbiamo anche implementare una mentalità in questo senso, una mentalità, uscire da una realtà autoreferenziale e collegarci sempre di più. Quello che dicevo all'inizio, quando facevo riferimento alla Carta dell'Aquila, che ha molti elementi di continuità con quello che noi stiamo facendo, ma queste esperienze dobbiamo conoscerle e collegarle. Credo che questo, diciamo così, ci aiuti a uscire dalle nostre piccole dai nostri piccoli mondi. Credo che la recuperiamo anche dopo con Antolini e con Durante. Intanto abbiamo capito che è più facile collegarsi con lo spazio che non tra le aree interne, però Scozzillo adesso c'è. Scozzillo? Ma la voce non la sentiamo. Io... ecco qui, forse la sentiamo? Pronto? Perfetto, ok. Allora, prima che qualche satellite sospenda l'erogazione di energia alle aree interne, è possibile magari subito inquadrare il tipo di esperienza e il tipo di coraggio che ci è voluto per creare questo? Sì, abbiamo vissuto in diretta lo svantaggio competitivo che si vive con la connessione lenta in aree industriali. Ma lasciamo che sia solo una parentesi. Innanzitutto grazie di questo invito. Il discorso delle aree interne è un discorso a cui io sono particolarmente sensibile come presidente di una territoriale che insieme al Benevento in Campania vive in qualche modo questo disagio. Ma questo disagio lo guardiamo in modo, diciamo, con tutto lo spirito ottimista, l'ottimismo che devono avere i giovani imprenditori, nel creare possibilità di sviluppo per il nostro territorio. In modo particolare due sono i temi che sono stati toccati in parte ma che vorrei approfondire, che sono l'occupazione e le infrastrutture. Le imprese stanno vivendo un periodo estremamente difficile, noi imprenditori
non solo stiamo vivendo il disagio di dover lottare con un'economia che non è così galoppante come vorremmo, ma a questo problema abbastanza importante si è aggiunto diciamo, il disagio Covid, che ha reso l'attività industriale estremamente complicata da gestire. Io opero nel settore della moda e in modo particolare ho un'azienda che si occupa di un processo completamente integrato verticalmente di produzione e distribuzione di occhiali. Siamo unici come impresa nel territorio, siamo per specificità di business l'unica azienda del centro-sud che opera in questo tipo di attività. Siamo estremamente vocati all'internazionalizzazione, quindi in qualche modo siamo un chiaro esempio di come, pur operando in una zona industriale, nell'area industriale di Frigento, quindi stiamo parlando di Valle Ufita, riusciamo a fare il 50% di fatturato export e ad avere circa 50 dipendenti. Lo dico con molto orgoglio perché l'occupazione della mia azienda va tra i 22 e i 30 anni, per cui andiamo in qualche modo, anche se siamo un piccolo esempio, ad abbattere il problema di cui ci parlava il dottor Durante, che è della disoccupazione giovanile al 70%, ma questo esempio non deve in qualche modo, non è un indicatore del mercato, perché ahimè in realtà i tassi di disoccupazione giovanili ormai sono arrivati alle stelle ed è necessario, io sono molto fiducioso delle nostre istituzioni e del nuovo presidente Draghi, che in qualche modo si possa operare per una crescita occupazionale utilizzando delle misure estremamente vantaggiose e competitive per le aziende e che possano spronare gli imprenditori ad aumentare i livelli di occupazione. E un altro aspetto a cui ci tenevo tanto è quello delle infrastrutture, ossia abbiamo parlato di aree interne, abbiamo parlato di tutti i problemi che dobbiamo gestire, ma a mio avviso l'occupazione e le infrastrutture vanno a braccetto, perché affinché l'area interna possa essere un'area competitiva, o meglio possiamo performare, il nostro interesse è performare di più per il futuro. Affinché questo avvenga dobbiamo offrire alle famiglie un posto di lavoro, un tetto sicuro in cui vivere, ma soprattutto dobbiamo fare in modo che le infrastrutture, non solo in termini di strade, ma soprattutto in termini di trasporto merci e trasporto persone, ci facciano entrare in un processo globale in cui le performance e le competitività e del nostro territorio e delle nostre imprese possano muoversi agevolmente. Sono rimasto particolarmente affascinato dai numeri che ci ha dato il dottor Durante. Ha parlato di una misura, che è quella Resto a Sud, particolarmente interessante per il territorio. Mi chiedevo, proprio per l'analisi delle performance e della competitività delle aree interne, lui ci parlava di circa 7.400 pratiche Resto a Sud, progetti Resto a Sud che sono stati approvati e quindi erogati. Mi interessava molto sapere qual è la percentuale di questo business model che rappresenta la competitività nelle aree interne, ma soprattutto è quello, diciamo che l'aspetto più importante è che con cui mi confronto, approfitto di questo tavolo per confrontarmi con voi. Io sono felicissimo come presidente di Confindustria e come cittadino di un'area interna ascoltare e sentire che l'organizzazione Invitalia in qualche modo, anzi in tanti modi, eroga ingenti somme di denaro nei confronti degli imprenditori, ma allo stesso punto mi pongo delle domande, ossia benissimo che diamo ai giovani la possibilità di creare una nuova azienda, ma allo stesso momento noi dobbiamo trattare un argomento che è troppo importante, che è quello della formazione, ossia la mia preoccupazione
erogando questi soldi nei confronti di un giovane imprenditore, noi come istituzione, ma anche noi in maniera diretta come Confindustria, in che modo ci affianchiamo all'imprenditore? O meglio, in che modo riusciamo a fare in modo che questi soldi aumentino il livello di occupazione nel tempo? Perché se noi diamo 200.000 euro ad un giovane imprenditore che crea un'azienda, crea una startup e assume due persone, noi dobbiamo fare in modo che questo livello di investimento di 200.000 euro fra 5 anni sia un'azienda di un fatturato di 1 milione di euro e che ha 10 impiegati sul territorio del sud, ancora meglio su un'area interna. Quindi apro il capitolo del tema formazione. In che modo un progetto, mi immagino un progetto Invitalia che dopo aver erogato questi soldi all'impresa, o ancora meglio prima, si affianca all'imprenditore in termini di competenze. Cioè, io ritengo che l'erogazione di questi soldi debba essere indirizzata, o meglio, debba essere proprio un requisito per l'erogazione degli stessi, il know-how e la formazione del soggetto nei confronti del quale noi andiamo a investire soldi pubblici. Questo ci permetterà di essere ancora più competitivi e mantenere un livello di competitività internazionale ancora più performante. Riguardo all'aspetto burocratico, la sburocratizzazione di un modello di business in cui le pratiche, non voglio essere così visionario da dire che debbano essere presentate a sportello, ma andare molto più veloce nell'erogazione dei tempi. Il tempo, in un'ottica di business e denaro, ma soprattutto il mercato cambia in maniera troppo veloce, per cui molto spesso pensiamo ad una startup nel settore digital. Dall'anno in cui concepisce l'idea, se dovesse svilupparla con 6 mesi o con un anno di ritardo, rischierebbe di non essere più competitiva in uno scenario di mercato che cambia ogni giorno. E con questo prendo l'occasione per trattare un altro argomento di fondamentale importanza per le aree interne, che è quello del recovery fund, ossia noi oggi stiamo vivendo un momento storico che ci può dare uno spiraglio di luce per i prossimi 20 anni. Il recovery fund ci permetterà di avere una quantità di denaro veramente impressionante, che storicamente anche noi appartenenti alle aree interne non abbiamo mai toccato e percepito, ma che è speso in un'ottica di teamwork tra pubblico e privato. Lo diceva prima, parlava di teamwork prima il dottor Antolini. Se questi soldi vengono investiti in maniera giusta, veramente possiamo approfittare e investire per il benessere delle future generazioni. Spero di aver toccato un po' tutti gli argomenti. Ho cercato di essere il più sintetico possibile e affrontare in maniera abbastanza sintetica e dettagliata un po' gli argomenti cruciali di questo tema. Grazie, grazie molte. Scausillo anche per l'esperienza imprenditoriale che sta conducendo. Arrivano delle chat per il professor Antolini, le voglio riversare subito ad Antolini, e riguardano il turismo esperienziale. E soprattutto alcuni, anzi più chat, si riferiscono alla impossibilità a volte di creare l'ambiente giusto per far conoscere, come lei diceva già nelle analisi, il territorio agli stessi cittadini, agli stessi abitanti. Quindi come se diventasse questa una start-up che precede la start-up imprenditoriale. Sì, è vero tutto, diciamo così, nel senso che il turismo esperienziale ha diverse declinazioni poi di fatto. Sua Eccellenza prima faceva riferimento ai cammini, noi stiamo osservando i cammini con molta attenzione, da qualche anno si sono sviluppati anche con interesse, però poi diciamo così, anche lì non riusciamo ad avere una struttura
a creare una struttura, diciamo così, che riesca a dar seguito. Faccio un esempio per essere più concreto. All'Aquila, l'Arco Club ha fatto un'applicazione che fino a qualche tempo fa funzionava, era una settimana non basta, dove c'era la possibilità di guardare il territorio camminando con diversi percorsi. Ecco, quella era un'esperienza in cui un'associazione no profit, come era l'Archeo Club, ha fatto una cosa, ma non abbiamo avuto difficoltà nel pubblicizzarla. Cioè, abbiamo avuto difficoltà nel coinvolgere l'ente locale e dire: attenzione, questo gruppo di ragazzi, in maniera del tutto gratuita, ha fatto una iniziativa che prima della pandemia stava crescendo in maniera esponenziale, in maniera volontaria si sono organizzati, eppure quella che dovrebbe essere una best practice non è stata assolutamente valorizzata e non è stata fatta conoscere neanche all'esterno. Ecco, io trovo questa una grande contraddizione, ma su questo ce ne sono tantissime altre che io potrei fare. Quindi questo turismo esperienziale diventa fondamentale perché si ricollega, ed è questo un elemento importante, ad un cambiamento culturale che stiamo vivendo. Cioè c'è una nuova scoperta di quello che è, diciamo così, il contatto con la natura come momento di riflessione. Io faccio un esempio, diciamo, molto forte, il successo della 500 che ha avuto quando l'ex Fiat ha comprato Chrysler. Perché? Perché la 500 in America in quel momento incontrava un cambiamento culturale che era, sotto la presidenza Obama, un, come dire, cambiamento culturale più parsimonioso, non più quell'America, diciamo così, talvolta consumistica, ma più attenta alla bellezza, cioè al made in Italy, e al tempo stesso alla, diciamo così, parsimonia. Quel messaggio, che poi abbiamo avuto anche un messaggio in termini di star bene, di una corretta alimentazione, ha avuto un successo e che poi ha avuto anche un successo economico. Quindi noi dobbiamo capire che le persone in questo momento stanno attraversando un cambiamento culturale, e un cambiamento culturale che poi da qualche volta ci viene incentivato anche dai fondi che verranno, i 209 miliardi, in cui evidentemente l'asset green è un asset che può dare molto in termini di esperienza di vita, cioè in termini di modello di vita diverso. Però attenzione anche qui, non cadere nella retorica per cui, poiché c'è l'ambiente, allora l'ambiente diventa un elemento che ostacola l'impresa. Questo è accaduto molte volte. Se guardiamo la normativa sulle tutele ambientali, noi vediamo che molte volte questa normativa è una normativa contro le imprese. E questo è un altro salto culturale che noi dobbiamo fare. Non dobbiamo cadere nella retorica che tutto ciò che è ambiente allora è bene. L'ambiente va organizzato, gestito, creando delle aree maggiormente rispettose, la gente è pronta per fare questo salto, ma mettere insieme queste cose servono professionalità e servono anche, diciamo così, delle priorità. Questo è un elemento importante. Per quanto riguarda la seconda domanda, mi diceva, scusi, dottore. Poter conoscere il territorio da parte degli stessi abitanti, la difficoltà E anche questo è degli un elemento. imprenditori di procedere perché manca questa conoscenza e questa sensibilità. Questo è importante, è fondamentale. Io l'ho, diciamo così, nel convegno che abbiamo fatto precedentemente, c'era il sottosegretario Bonaccorsi, l'ho fatto, ma voglio esprimere quella che è un'opinione diversa, cioè il territorio va conosciuto anche per l'esperienza. Ci sono i luoghi del fai, non so se voi conoscete i luoghi del fai, dove le persone, come dire, stabiliscono essi stessi qual è l'elemento, il patrimonio paesaggistico migliore. Quindi non è più un processo calato dall'alto. Da una parte abbiamo bisogno di una georeferenziazione e di una conoscenza territoriale calata dall'alto con degli indicatori, come quello che abbiamo visto per le aree periferiche e ultraperiferiche. Dall'altro dobbiamo iniziare a sposare un processo inverso che parte dal basso, che siano le stesse persone ad indicarci i luoghi migliori. Allora il territorio non è più un elemento statico, ma diventa elemento dinamico nell'esperienza delle persone.
Io dico molte volte oggi con, diciamo così, io sono uno statistico economico, noi ci basiamo molto anche sui dati di Twitter, per esempio, o anche sui dati su Facebook, fino a quando era possibile. Perché? Perché ci dava la possibilità di creare di identificare delle aree con delle parole che erano diretta espressione dell'esperienza delle persone. Ecco, questo processo di arricchimento, diciamo così, tra territorio e individuo, individuo che fa scoprire i territori, è un aspetto che secondo me manca completamente e sul quale dovremmo investire in maniera scientifica, non in maniera improvvisata, anche con il supporto delle università locali e con l'utilizzo e le analisi di Big Data. Sì, io approfitterei con il dottor Durante, prendendo spunto da questo aspetto, ci sono arrivate delle chat che riguardano le opere infrastrutturali che rischiano in qualche modo, sono utili per poter accedere ai beni e ai tesori delle aree interne, ma nello stesso tempo rischiano di neutralizzare alcune delle risorse per cui si chiede che si possa arrivare in queste aree. Faccio l'esempio dell'agricoltura, spesso o ambiente o anche beni culturali, archeologici. Queste iniziative anche di tutela, indipendentemente da questa equazione, migliorare la mobilità a scapito anche magari delle risorse ambientali e poi invece il tipo di marketing per poter poi valorizzare le stesse risorse. Può col MIBACT e la misura Resto al Sud si potrebbe immaginare, ci chiedono, un tipo di collaborazione per poter invece valorizzare e quindi stringere su alcuni progetti questa tematica? Sì, sicuramente sì. Il MIBACT, una delle misure che noi gestiamo, che si chiama Cultura Crea, a proposito di iniziative turistico-culturale, è una misura che è nata ed è gestita nella logica per cui l'incentivo si raccorda a una collaborazione stretta col MIBACT ed è finanziata a valere su un programma operativo che è nel perimetro di competenza del MIBACT. Io, siccome c'è una domanda che è rimasta inevasa, che era quella sul coordinamento interprovinciale, anche sul ruolo delle diocesi. Allora, sul ruolo delle diocesi, per me è un ruolo fondamentale. Noi abbiamo fatto qualche anno addietro, abbiamo fatto un'esperienza coordinata dalla Conferenza Episcopale Italiana che ha coinvolto le diocesi delle 8 regioni del Mezzogiorno d'Italia. In quel caso era un'esperienza che aveva una valenza soprattutto formativa, quindi in collaborazione con la Conferenza e con le diocesi erano stati selezionati dei giovani disponibili ad impegnarsi in quanto operatori di sviluppo locale e diciamo quel percorso formativo ha consentito ad una serie di giovani che erano già impegnati dentro le diocesi di diventare un punto di riferimento sul territorio per chi aveva bisogno di essere accompagnato e ritorna il tema dei servizi reali di accompagnamento in un percorso di start-up di impresa, di autoimpiego, di autoimprenditorialità. E devo dire che quella è stata un'esperienza particolarmente fruttuosa, perché poi alcuni di quei giovani sono diventati anche referenti di reti territoriali che hanno istituzionalmente questo tipo di compito, ad esempio nell'ambito delle centrali cooperative. Quindi noi gestiamo misure come ad esempio una misura che si chiama Italia Economia Sociale. Uno dei progetti di Italia Economia Sociale ha visto anche dal punto di vista finanziario un contributo forte della Conferenza Episcopale Italiana. Il progetto in questione era un progetto di attivazione di un'impresa dentro una struttura carceraria e in quel caso quando dico diciamo a parte l'accompagnamento, ma quando parlo di un contributo forte dal punto di vista finanziario, sto parlando, vado a memoria se non ricordo male, ma sono quasi sicuro di ricordare bene di un grant di mezzo milione di euro,
che è stato assicurato alla conferenza episcopale per, diciamo, dare forza dal punto di vista del capitale sociale a questa iniziativa nata dentro una struttura carceraria di Roma. Sul coordinamento interprovinciale, non so se chi ha posto la domanda è già impegnato sulla misura agevolativa Resto al Sud in quanto ente accreditato. Se così dovesse essere, tutti gli enti accreditati sono nella condizione di attivare un network, cioè di fare rete tra di loro, il che secondo me sarebbe particolarmente utile perché consentirebbe più facilmente di trovare delle risorse che dentro gli sportelli di accompagnamento alla progettazione di impresa, quindi come dire, ruotando tra vari nodi territoriali, siano in possesso delle competenze per poter effettivamente essere di ausilio a chi ha un'idea progetto e che però può avere legittimamente delle difficoltà a tradurla in un business plan che è come dire, che è un format che ha una sua logica, direi che ha anche una sua semantica, quindi non è detto che tutti siano nella condizione di rapportarsi a quell'impianto concettuale e semantico che può essere, ed è sicuramente utile che ci sia qualcuno che faccia la dico così, da mediatore linguistico-culturale, e che quindi faciliti l'esplosione di un'idea progetto. Dicevo prima che, e lo ribadisco perché ne sono intimamente convinto, che non sarebbe male se questi sforzi fossero in qualche modo riconosciuti anche attraverso la messa a disposizione di risorse non destinate al finanziamento delle iniziative, quindi dei destinatari finali, per esempio di Resto al Sud, ma destinate a cofinanziare i costi di queste strutture, di queste iniziative sul territorio, ripeto, non in una logica da rimborso in senso stretto, ma in una logica che vada a premiare chi è più performante. Sì, questo mi sembra interessante. Stessa cosa ad Antolini, a volo molto velocemente. Quando si parla di esperienze di turismo, ricordo che Antolini, ricordo a tutti, è il presidente della Società Italiana degli Scienziati per il Turismo, come si può realizzare la felicità interna lorda e innanzitutto a chi è destinata, a chi produce l'impresa, per esempio, del turismo oppure ai turisti? Beh, sicuramente ai turisti. Lo star bene è un obiettivo, deve essere l'obiettivo di queste aree sostenibili, come dicevo prima, ho fatto riferimento agli agriturismi, ma in realtà dietro, diciamo così, quegli agriturismi che producono beni di qualità c'è un messaggio culturale del voler star bene, ma poi possiamo, come dire, declinarlo in altri aspetti. Ad esempio, uno degli elementi che sta andando molto bene, questo è il cicloturismo, altro elemento importante che guardiamo al quale guardiamo con estremo interesse. È chiaro che tutto questo presuppone anche un'offerta ricettiva che sia un'offerta ricettiva a quella domanda. Cioè, voglio dire, per fare un esempio, questo è un elemento importante che sfugge. Non tutti, ogni turista ha una propria motivazione. Le motivazioni sono degli aspetti più importanti da indagare nell'analisi della domanda. Voi sapete che nel 2019 ci sono state 454 milioni di presenze in Italia. L'Italia era il secondo paese dopo la Spagna per turismo incoming e la quota maggiore di turismo straniera erano i tedeschi. Ora i tedeschi apprezzano moltissimo un turismo, tra virgolette, natura, un turismo esperienziale, un turismo sportivo, cosa che invece non fanno assolutamente i russi. Sono due profili, due segmenti di mercato, permettetemi di dire, completamente diversi. Allora il territorio deve avere la capacità di offrire se stesso, segmentando la domanda e presentandosi a quel tipo di utenza. Perché se io sbaglio il target, allora non è un problema. Cioè noi dobbiamo capire che quella della felicità interna lorda, quella di quel tipo collegata a quel tipo di esperienza, cioè a quel tipo di turismo in grado di esprimere un modello di vita, un elemento importante, quindi a tutta una dei servizi ancillari a questi che possono essere dal cicloturismo ai servizi alla famiglia, poter visitare anche i musei locali, come diceva Sua Eccellenza, si possono rivolgere a un tipo di
di famiglie, a un tipo di persone, non a tutte le persone, ma poiché noi viviamo e vediamo che negli ultimi anni e abbiamo come proxy i cammini, abbiamo come proxy il turismo enogastronomico in senso salutare, pensiamo allo slow tourism, per esempio, a quanto è stato fatto in questo senso, vediamo che sta crescendo in maniera esponenziale. Se noi andiamo a guardare le vocazioni, il turismo di massa, questo è un grande cambiamento che i territori devono comprendere. Il turismo di massa non sembra più essere l'elemento trainante, sembra più essere un turismo di nicchia. La pandemia è un'occasione, purtroppo, ahimè, aggiungo, che ci ha consentito di vedere come la possibilità di raggiungere territori più isolati sia stato un elemento assolutamente premiante. Attualmente noi non abbiamo i dati a livello regionale, se non tramite alcuni indicatori proxy, ma ci dicono che piccoli borghi, piccoli comuni, che fino a qualche anno fa erano completamente isolati, in questo senso hanno avuto una crescita importante di presenze. Allora il quadro diventa abbastanza chiaro: bisogna sapersi promuoversi, bisogna sapersi conoscere, ma bisogna anche essere chiaro nel messaggio di quello che si offre. Che cosa si offre? Si offre un proprio modello di vita che assicura benessere e quindi felicità. Questo è un elemento importante da non sottovalutare, perché è un cambiamento al quale stiamo vivendo e assistendo. Sì, siamo negli ultimi 10 minuti del nostro webinar. Scauzillo, qualche altra suggestione da porgere all'attenzione di tutti? Mi faceva piacere una risposta di Durante in merito, l'ho chiesta tra le righe, però poi mi sono dilungato un po' troppo. Dottor Durante, ero curioso di avere un'informazione riguardo alla misura Resta al Sud, cioè di 7.400 progetti approvati, quanti di questi sono destinati alle aree interne? Ossia, la mia domanda è capire la capacità di fare impresa nelle aree interne rispetto alle altre, insomma. Prego, Durante. Sul totale dei progetti presentati, il 24% è di provenienza aree interne. Quindi c'è stata una risposta, come dire, significativa. Io volevo su questa storia, anche per tornare alla domanda che fa da filo conduttore di questo incontro, perché restare al sud o tornarci? Posso, dottor Durante, siccome siamo veramente verso la conclusione, e lei sarà buona parte di questa conclusione, aggiungerei qualcosa che era emersa già nel primo webinar, perché c'è un modo di restare al sud pur stando a Londra o stando a Milano, che è i talenti del sud per il sud, che è una esperienza che probabilmente era partita dal Ministero per il Sud e per la coesione, e che riguardava appunto la possibilità di lanciare, di spedire rimesse non necessariamente di tipo economico, non soldi ma conoscenza. Ecco, aggiungo questo perché la sua risposta possa essere più completa. Ma io proverei a rispondere magari facendo qualche esempio, perché allora Resta al Sud ovviamente presuppone che le iniziative siano localizzate, abbiano le iniziative finanziate abbiano una sede sia legale che operativa nelle aree del Mezzogiorno e, ripeto, del cratere sismico del centro Italia, quindi i comuni colpiti dai terremoti del 2016 e 2017. Ma noi viviamo in un mondo in cui la digitalizzazione, a parte qualche problema di connessione che abbiamo riscontrato pure oggi, sicuramente consente di delocalizzare, nel senso buono dell'espressione, un'attività. Cioè si può essere come dire, localizzati persino in un borgo autentico del Mezzogiorno d'Italia ed avere come dire, un mercato di riferimento che è globale. Io gli esempi che citerei io citerei due esempi che, anche in linea con le cose che diceva il professore, perché anche rispetto all'ultima domanda, cioè si può restare al sud perché si può essere felici e si possono realizzare le iniziative che danno felicità, per esempio, ai turisti, ma anche a se stessi. E
dare felicità a se stessi significa assecondare, come sottolineava anche il professore, i propri talenti, le proprie inclinazioni, le proprie passioni. Il problema del Mezzogiorno è che si fa fatica a trovare lavoro e spesso e volentieri, anche quando lo si trova, il lavoro non è esattamente in linea con l'investimento su se stessi che i nostri giovani corregionali hanno fatto, in qualche caso in maniera molto brillante, e sono costretti spesso ad acconciarsi su un lavoro che non è esattamente quello per cui si sono formati e per cui hanno sviluppato le competenze. L'autoimpiego ti consente invece di stare in una logica per cui quello che faccio è esattamente quello che valorizza al meglio quelli che sono i miei talenti e l'investimento che ho fatto su me stesso. Io due esempi vorrei fare sul tema turismo. Uno è Wonder Grottole. Grottole è un piccolo che per me, diciamo, sono due esempi che fanno un po' sintesi delle cose che ci siamo detti, soprattutto rispetto al turismo esperienziale, che sicuramente è un bacino importante sia dal punto di vista dell'allargamento della base imprenditoriale che di quello occupazionale. Wonder Grottole è un piccolo paese in Basilicata, in cui a un certo punto un'impresa sociale, che all'epoca forse quando ha lanciato la provocazione di cui adesso sto per dirvi era un'associazione, non era ancora configurata in quanto impresa, quindi diciamo una provocazione lanciata in rete, Grottole è un paesino piccolissimo che aveva più di 600 unità immobiliari abbandonate o sottoutilizzate, hanno deciso di giovani di Grottole di ristrutturarne 4, hanno fatto partire in collaborazione anche con Airbnb una call in cui hanno, diciamo, detto chiunque interessato a trascorrere tre mesi di soggiorno ad alta suggestione esperienziale a Grottole diciamo, può manifestare interesse rispetto a queste 4 unità abitative che abbiamo ristrutturato e riqualificato, e sono arrivate 280.000. Se aspettavano, diciamo, qualche, nella migliore delle ipotesi, qualche centinaio di manifestazioni di interesse, ne hanno avuto 280.000. E l'altro esempio è un esempio non esattamente di un'area interna, ma comunque di una comunità del Mezzogiorno d'Italia, che è Sciacca, è il Museo dei Cinque Sensi di Sciacca, dove per iniziativa di soprattutto della fondatrice di una cooperativa di comunità, che è riuscita a mettere insieme una serie di soggetti locali, implementando anche una piattaforma informatica di turismo esperienziale, e la logica è che la logica sottesa è che tutta Sciacca può essere un museo, e che in una logica per cui è una comunità locale che diventa un museo a cielo aperto, anche i laboratori che fanno produzione di ceramica o le botteghe che lavorano il corallo, o i pescatori o gli allevatori possono essere nodi di un'offerta di turismo esperienziale, ed è partita questa cooperativa di comunità che diciamo, sta lavorando molto efficacemente in una logica di attivazione di tutto il territorio, a partire dalle sue strutture ricettive, ma passando anche per le attività produttive dello stesso. È partita, diciamo, questa esperienza che sta, come dire, promuovendo Sciacca, tutta la comunità di Sciacca, come possibile luogo attrattivo per esperienze di altro turismo, di under tourism. Diciamo, queste sono le iniziative che poi è utile che incrocino anche le misure agevolative, e queste sono le iniziative su cui ha molto senso fare rete e fare in modo che questa progettualità sia una progettualità che coinvolge, che vede coinvolti anche i soggetti istituzionali e anche quei centri di competenza che possono facilitare la messa a terra delle idee progetto. Bene, credo che tutto quello che ci siamo detti stamattina rappresenta una continuazione operativa, direi, di quello che abbiamo avviato. Sono emerse delle cose, tra l'altro in chiusura, sul turismo, che danno veramente la spinta a tantissime realtà di poter costruire intorno
i pezzi per poter fare quello che sanno fare. Credo che innanzitutto tutto quello che noi stiamo realizzando con i nostri anche relatori, voi potrete trovarlo a parte su Facebook, ma anche con trasmissioni di registrazione televisiva, e poi sul sito fare.org potrete intervenire ancora e rappresentare una sorta ancora di platea destinata ai vari relatori, che cercheremo poi di tenerli ben stretti per poter eventualmente raccordare questo dialogo che continua. In conclusione potrei dire che tutto quello che ci siamo detti può rappresentare una verità, ecco, ancora parole di verità sulla situazione delle aree interne o comunque delle aree deboli, che è quella della salvaguardia di un territorio, ma nella sostenibilità. Come rendere per esempio sostenibile la velocità. Nell'ultima parte delle nostre tappe di avvicinamento al forum permanente si parlerà di infrastrutture ferroviarie. Io concluderei così. L'impegno del forum, l'impegno di tante altre iniziative che abbiamo ascoltato anche dal professor Antonini, le iniziative di Invitalia e anche quelle governative, rappresentano una sorta di siamo dei piccoli volontari che portano alimenti e viveri a questi partigiani del racconto, che sono gli abitanti e le persone che vivono nelle aree interne. Ecco, bisogna sostenerli, e come? È stato chiesto, è stato detto, con finanziamenti, stimoli, incentivi, ma anche con una formazione, l'aiuto a progettare, perché come sapete la cosa più complicata è intercettare i fondi su una buona progettualità. È stato anche indicato con grande chiarezza che se il progetto vale, i fondi arrivano. Ecco. Ringrazio molto il dottor Durante, il professore Antolini e Stefano Scauzillo, che hanno rappresentato tre mondi diversi ma che interagiscono in una rete virtuosa, una sorta di filiera del dialogo che può continuare. Grazie a tutti. Allora, al prossimo appuntamento, quello conclusivo, il 10 marzo.